tutti e ben ritrovati, 12:37 minuti in questo istante, mercoledì 14 aprile, la nuova puntata in compagnia di Good Morning Milano, sempre qui in diretta dagli studi di Milano All News per raccontarvi i fatti principali della nostra città, della città metropolitana, di tutto quello che avviene all'interno della nostra grande Milano. Come sempre partiamo dando in tempo reale il livello del PM2.5 che in questo momento c'è sulla nostra città, grazie a Darian e a Wise Air. Siamo a 9 microgrammi per metro cubo, quindi aria super respirabile, per fortuna super bella l'aria oggi a Milano, solo 9 appunto il dato di PM2.5 che ci arriva grazie all'indicazione di Arianna, il vaso costruito da Wise Air e dai 100 e più vasi installati sui balconi e sulle terrazze della nostra città per creare questa bellissima rete dal basso di controllo dell'inquinamento, quindi 9 microgrammi per metro cubo il livello di PM2.5 in questo istante. Oggi parliamo invece di comunità, parliamo di luoghi che hanno a che fare con la comunità, ma di luoghi che possiamo anche progettare e gestire semmai anche insieme. Sto parlando dell'Adriano Community Center, ma soprattutto dei Future Days per Adriano Community Center, che sono delle giornate che partono, anzi sono appena partite qualche giorno fa, ma vanno avanti fino a fine aprile, ma ce le spiega meglio Emanuele Ingrao, che è CEO e founder di Shifton. Buongiorno Emanuele. Buongiorno Fabio, piacere, buongiorno a tutti. Grazie mille di aver accettato l'invito. Allora, è molto interessante quello che ci state chiedendo, perché è proprio una richiesta. Voi avete fatto una call, no? come la chiamano quelli bravi, è una call for participation, una chiamata alle armi, direbbe qualcun altro invece, in un certo senso. Cioè, se avete un'idea, se volete migliorare l'utilizzo anche di un luogo appunto che già esiste, che è l'Adriano Community Center, ma che si apre ancora di più al quartiere e alla città, fatecelo sapere, no? Più o meno è questa la domanda che avete fatto, no Emanuele? Spiegaci un po' che cos'è l'Adriano Community Center. Sì Fabio, hai sintetizzato benissimo, è diciamo un progetto in realtà piuttosto complesso ed è proprio una chiamata alle azioni, no? come hai sintetizzato simpaticamente tu. L'Adriano Community Center è un luogo che esiste già, è un luogo diciamo soprattutto legato alla cura, ok? Quindi è uno spazio gestito da Proges, una cooperativa sociale di Parma, che in qualche modo ha deciso che oltre ad occuparsi diciamo di cura per gli anziani in questo caso, perché è una residenza sanitaria assistenziale, si voleva occupare anche della comunità che stava intorno a questo luogo, no? Stiamo parlando del quartiere Adriano, quindi poco fuori diciamo del centro di Milano. E sostanzialmente come Shifton stiamo diciamo attraverso diciamo il design andando a progettare un processo di innovazione sociale che porterà uno spazio ad essere connesso con il territorio ma anche con la cura. Da qui il nome della call, no? Il tema da interpretare, cura e cultura. È il primo modello integrato che ibrida la forma di servizio RSA, okay, quindi rivolta agli anziani, e invece la forma di servizio di comunità, quindi il punto com invece connesso alla comunità. Con questa call qual è l'obiettivo? Che cosa vogliamo fare? Sostanzialmente abbiamo un contenitore e occorrono ora partner ambiziosi, innovativi, che possano portare dei contenuti, facendo leva anche su delle sfide sociali del territorio. Quindi diciamo questa call ha tre temi. Il primo è legato alla formazione che è appunto innovativa, che possa contrastare la povertà educativa, il digital divide, il fenomeno dei NEET. Il secondo tema della call è appunto un tema di welfare culturale, quindi l'idea è proprio di ricercare partner che siano in grado di fare una produzione culturale e anche di ricerca artistica e offrire dei servizi innovativi alla comunità. E il terzo invece è il cibo, quindi utilizzato come strumento aggregante capace di creare delle relazioni di qualità. Quindi stiamo cercando partner, profit, okay, o non profit, che abbiano, diciamo, possano interpretare il tema cura e cultura e possano presentare il loro progetto, il loro palinsesto, rispondendo appunto a questi tre temi della call. Ecco, quindi, se ho capito bene, appunto, il Adriano Community Center è per un pezzo, diciamo, occupato da una RSA che
dà i suoi servizi appunto alla popolazione anziana che ne richiede i servizi, diciamo, ma vuole fare di più adesso, vuole aprirsi al territorio intorno, diciamo appunto sicuramente al quartiere, ma senza confini ormai, perché la città di Milano si proietta nel futuro e si proietta anche in distanza, con varie situazioni. Quindi chi può partecipare a questa call? Già prima dicevi sia profit che no profit, quindi quali sono le peculiarità che devono avere coloro che vogliono rispondere a questa call? Allora, cerchiamo realtà che in qualche modo siano già sostenibili e quindi infatti è richiesto appunto di portare un po' di esperienze, di progettualità in ambito di questo tipo, insomma, con declinazione appunto sull'innovazione sociale, ma realtà che abbiano dimostrato di appunto aver ideato modelli nuovi, format nuovi. Quello che cerchiamo sono proprio realtà che abbiano l'ambizione, la voglia e comprovata anche esperienza di fare innovazione. Quindi non è una formazione classica, ma è una formazione che in qualche modo prevederà nuovi format, nuovi ingaggi, anche forse metodologie di gioco con cui poi ci si può formare, così come per l'ambito della produzione culturale e così anche per il cibo. Quindi non cerchiamo partner che appunto abbiano comprovate esperienze nella ristorazione classica, ma che sappiano utilizzare il cibo come elemento aggregante, come elemento anche formativo, ok? Quindi ci immaginiamo un luogo rivolto soprattutto alle nuove generazioni, quindi sono i giovani quelli che abbiamo a cuore in questo caso, e appunto che ci possano presentare il loro palinsesto, il loro progetto. Poi saremo noi a mettere tutto insieme, ad integrare tutto insieme. Riprendo un punto e Sì. poi rilascio la parola. Questo modello non ha, diciamo, la volontà solo di rivolgersi alla comunità che sta intorno, quindi al quartiere Adriano, ma l'ambizione è proprio di creare un modello che si possa rivolgere anche a pubblici diversi, fuori anche dall'area urbana di Milano, e tendenzialmente il modello porta a bordo anche un'ambizione che può essere anche rivolto a pubblici internazionali. Quindi diciamo, farà parte poi questo della roadmap. Oggi guardiamo, pensiamo lontano, ma guardiamo vicino. Ecco, quindi questo è un po' un tema Sicuramente di l'ubicazione. iniziare a capire quali possono essere i contenuti, ma soprattutto i partner Sì, che sì, sì, portano sì, sì. questi contenuti. Dicevo, sicuramente anche l'ubicazione aiuta però a pensare internazionalmente. Nel senso che appunto siamo in una zona di Milano Ok, è che saltata per un attimo la dicevo, connessione, adesso non mi so se senti, si è Manuel? Sì? Mi sentito. senti? Sì, io ti sento benissimo. Tu sei, allora, dicevo, mi senti adesso? Sì? Sì, Ok, sei perfetto. Dicevo, anche tornato. l'ubicazione aiuta questa volontà internazionale, forse, no? Nel senso che comunque siete messi in un contesto dove forse in uno dei quartieri più multietnici della città anche, quindi insomma aiuterà molto l'idea magari di poter poi rivolgersi anche a pubblici, come dicevi tu, anche internazionali e ancora una volta far vedere come Milano può proiettarsi verso l'Europa e anche oltre. Cosa succederà però adesso? Nel senso, arriveranno queste proposte, arriveranno queste richieste, come funzionerà? Voi appunto ne vaglierete, poi come fate a cucirle tutte insieme? Come fate a creare questa bellissima coperta a patchwork che coprirà tutto il center? Esattamente, questo fa un po' parte del lavoro complesso. Diciamo, entro il 30 su adrianocommunitydays.it Ok. bisogna rispondere a questa call. Ci prenderemo 2 settimane di tempo, esamineremo tutti i progetti che saranno arrivati, esamineremo i partner che hanno presentato queste proposte e dopodiché una giuria selezionata che si può trovare appunto sul sito adrianocommunitydays.it andrà a fare delle valutazioni secondo delle griglie e degli indicatori che secondo noi sono importanti, quindi capacità di generare relazioni quantitative ma anche qualitative fra pubblici diversi, livello di innovazione, no, che sta all'interno del progetto. Finita questa selezione, verranno selezionati i partner e ci saranno 3 giornate di co-design, quindi di co-progettazione, dove metteremo queste realtà insieme e andremo sostanzialmente ad integrare in un unico palinsesto tutto ciò che sono le progettualità che sono state progettate. In un momento successivo, poi,
ci sarà diciamo una fase diciamo un primo prototipo di questo Adriano Community Center che abbiamo chiamato i Future Days, che saranno due mezze giornate online dove queste realtà selezionate si potranno esibire. Quindi è un prototipo in questo caso diciamo virtuale, che darà un assaggio, no? un primo passo su quello che poi sarà nei mesi successivi all'interno di questo luogo. Chiarissimo. Ricordiamo allora il sito internet per rispondere alla call, lo mettiamo anche nei commenti alla diretta, ma ricordaci bene qual è, Manuel. www.adrianocommunitydays.it, quindi questo è il sito di riferimento. Che cosa ti aspetti, dai, tu che sei un veterano di queste progettazioni ormai, che cosa ti aspetti? Diciamo, la mente mi corre sempre a volte anche troppo veloce, no? Quindi e anche su questo progetto nello specifico che abbiamo tutti noi molto, molto a cuore, abbiamo una visione piuttosto ambiziosa. Ci immaginiamo un luogo che possa essere vissuto dalla città ma anche dal quartiere, un luogo che sappia restituire anche percezioni di benessere, percezioni di ristoro per il corpo, per la mente, un luogo dove deve essere un piacere rimanere, passare delle ore, perché fruisco la presentazione di un libro, perché faccio formazione, perché dall'altro lato magari c'è una performance, no, di danza o teatrale in qualche modo, così come un luogo per veramente ristorare la mente, quindi magari lavorare, studiare. Quindi ciò che ci immaginiamo è un concept che sappia da solo, anche diciamo a contenitore vuoto, sappia comunque comunicare un pochino l'ambizione di tutto questo. E mi immagino che possano confluire in questo luogo pubblici diversi, che vengono da mondi, da territori anche differenti, con culture differenti, e che possano convergere in questo luogo proprio perché i servizi che poi verranno progettati e le sfide sociali che sono centrali poi nel progetto che stiamo attuando, e in qualche modo troveranno risposta dei loro bisogni. Ecco, quindi questo poi è la chiave di tutto. E quindi questo è un po' un tema. Perfetto, allora io, Emanuele, ti ringrazio tantissimo per averci spiegato tutto e per averci ingolosito anche. Insomma, immagino già le menti di progettisti che adesso si inventeranno la qualsiasi per poter partecipare e avere questa opportunità, perché è davvero un'opportunità unica nel suo genere. È andato via nuovamente un bellissimo luogo, dicevo appunto, un bellissimo luogo che unisce queste due realtà, quindi quella che dicevi appunto tu del RSA con poi la comunità invece.com, il community center e tutto quello che può appunto il palinsesto che poi andrete a creare potrà dare a, abbiamo detto, città e non solo. Io davvero ti ringrazio tantissimo, Emanuele, allora in bocca al lupo e Se ho ancora una manciata di secondi, Fabio, ci tenevo solo a concludere anche per dare il giusto standing anche al progetto. Dimmi tutto. Appunto, il progetto è ideato da Progess e Shift On, è diciamo nell'ambito del programma di rigenerazione urbana La Città Intorno, che è un programma di Fondazione Cariplo. Quindi diciamo anche gli attori che ne fanno parte, ognuno nel proprio valore ha una forte conoscenza e declinazione su questo. Ecco, noi siamo sostanzialmente lo studio avanzato di design per la social innovation, quindi ci occupiamo soprattutto del processo di lavoro e poi della messa a terra di tutto. Ecco, questo a concludere un pochino il nostro... I sarti sarete voi, quelli che andranno proprio a cucire per bene, i sarti, i designer sarete voi che riuscirete a creare poi appunto questo bellissimo luogo che speriamo presto di poter anche vivere tutti noi della città, davvero. Grazie mille, Emanuele. Grazie a voi per lo spazio e buona continuazione. A prestissimo, grazie mille, e ti ho aggiornato poi su quello che sarà poi appunto i progressi e i protagonisti dei days a venire, va bene? Grazie mille, Emanuele, grazie mille davvero. Continuiamo allora con la nostra trasmissione, è il momento delle foche parlanti, non prima però di salutare tutti quelli che ci stanno seguendo. Abbiamo tantissime persone che ci stanno seguendo, abbiamo Laura, Sonia, Anna Maria, tantissimi che ci stanno seguendo in questo istante, davvero 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 tanti, Filippo e molti altri, quindi grazie mille davvero per seguirci tutti i giorni in diretta su Milano All News.
Dicevo, adesso però è il momento delle foche parlanti, è il momento delle incursioni poetiche. Quest'oggi è il turno di Alice Bertolasi con le incursioni poetiche delle foche parlanti. Una poesia di Margaret Atwood, tradotta da Renata Morresi, la doppia voce. Due voci a turno usavano i miei occhi. Una era forbita, dipingeva ad acquerello. Usava un tono pacato, parlando di montagne o cascate del Niagara. Componeva versi edificanti e si commuoveva per i poveri. L'altra voce aveva un altro sapere, che gli uomini sudano, sempre, e bevono spesso, che i porci sono porci, ma vanno mangiati comunque, che i bambini non nati marciscono come ulcere nel corpo, che non c'è niente da fare per le mosche. Una vedeva attraverso i miei occhi appannati, ogni giorno più sbiaditi, foglie rosse, i rituali delle stagioni e dei fiumi. L'altra trovò un cane morto, una festa di larve, mezza sepolta, tra i piselli dolci. Grazie mille Alice Bertolasi, grazie mille alle foche parlanti, eccoci qua di nuovo in diretta, un triplice collegamento, quello che avremo adesso è mercoledì, di solito abbiamo solo lui, ma quest'oggi è in ottima compagnia, sto parlando, lo vedo già collegato, con Albi Oxa, buongiorno Albi. Secondo me hai il microfono mutato, ecco, ti sento, perfetto, ok. Sì, sentire. Sì, sì, tutto bene. Allora aprite tutti i microfoni perché ti vedo con tante persone. Vedi che sono, nella fattispecie, Simona Dell'Utri, che vedo alla tua destra. Ciao. E sotto invece Marco Castaldi. Marco, ti chiedo di inclinare un po' la telecamera perché ti vediamo solo la testa, quindi se riesci un attimino a inclinare. Eccoti qua, adesso ti vediamo. Sì, perfetto, sì. Ti vediamo benissimo. Buongiorno Marco, ottimo. Buongiorno Simona. Allora Albi, perché siamo così in affollamento oggi? Spiegami un po'. Allora, sempre in sicurezza prima sempre di tutto. Sempre in sicurezza, partiamo ognuno, ognuno da casa sua, quindi più sicuri di così. È un assembramento virtuale, ok? Allora, siamo qui tutti insieme perché come tu sai e come i nostri amici che ci seguono sanno, io sono il fondatore di Milano Integra, che è un'associazione che offre supporto e assistenza ai nuovi cittadini che arrivano a Milano affinché loro si possano integrare. Quindi abbiamo partecipato alla Milano Digital Week un paio di settimane fa e abbiamo lanciato questo contest in cui abbiamo chiesto insomma che la partecipazione viva di qualche persona che poi potesse anche in un secondo momento presentare un progetto. Questa persona è Marco Castaldi, che abbiamo nominato Digital Lover 2020-2021, perché lui ha presentato un suo progetto e quindi ha mostrato partecipazione attiva a tutta la serie di eventi che abbiamo proposto durante la Milano Digital Week e quindi come di buona natura di Milano Integra connettere e riconnettere, come dire, io in questi collegamenti, in questi spazi insieme ne approfitto per poi presentare a tutti gli effetti le persone con le quali Milano Integra interagisce e costruisce nuovi percorsi. Quindi Simona, lascio la parola a Simona per questo inizio e saluto anche Marco Castaldi, grazie per la tua partecipazione. Buongiorno Simona, allora Simona Dell'Utri, Valori Apre, abbiamo già conosciuto altre volte, ma siamo contenti di nuovo di averti qua perché finalmente ce l'avevi raccontato all'epoca della Digital Week, ecco che ci hai portato il Digital Lover di quest'anno, giusto Simona? Sì Fabio, buongiorno a tutti. È stato bellissimo questo percorso e questa selezione perché abbiamo avuto la possibilità di valutare diversi progetti, ma quello che appunto ci ha colpito di più per la sua completezza anche nella sua esposizione è stato quello di Marco, che è un amico di Valori, in realtà è già da un po' di tempo che con noi fa e partecipa a dei contest, ma la sua passione è quella appunto del digital e quindi ha dato il meglio di sé con la presentazione di questo progetto. Quindi lascerei a lui la parola per raccontarsi.
Buongiorno a tutti e grazie per l'opportunità. Mi chiamo Buongiorno a Marco te. Castaldi, presento brevemente il mio percorso formativo. Dopo essermi diplomato al liceo linguistico, ho frequentato dei corsi online in inglese con una scuola del Regno Unito e successivamente ho svolto dei corsi in digital marketing con vari studi di formazione. La mia passione è continuamente ad aggiornarmi in campo digital. Mi ha colpito molto della startup Vivalori questa attenzione ai giovani e ai loro bisogni e appunto la possibilità di confrontarsi sia con i nostri coetanei. Vivalori opera con target dai 14 ai 29 anni e sia con professionisti nella ricerca della propria strada. Quindi Vivalori ci ha dato la possibilità appunto di partecipare ad esperienze reali, tipo ad esempio io adesso mi sto occupando della realizzazione di un ebook e della sua promozione che verrà lanciata a breve. Insomma, di Simona. È una bellissima esperienza quella che stiamo facendo insieme a Marco, infatti si sta veramente confrontando con moltissimi ragazzi della sua età, in Italia. E la cosa che gli vorrei chiedere è appunto la partecipazione al Digital Lover, a questo contest. Da cosa sei stato attratto e che cosa hai voluto proporre? La mia passione per il digitale mi ha spinto a mettermi in gioco. Poi mi piaceva anche fare qualcosa in modo etico, no? Perché spesso cioè, non è detto che lavorare nel marketing sia necessariamente a livello etico. Quindi mi piaceva anche l'idea di aiutare realtà del terzo settore. Piccole e medie aziende a lanciarsi e cogliere le nuove sfide del digitale. Che siamo nel periodo giusto, diciamo che questo sicuramente no. Grazie Marco di esistere, annuncerei io, perché servono più giovani come te che abbiano questo stesso spirito. Che poi si rivela in realtà anche uno stimolo che ti porta ad agire, quindi a interessarti, a ricercare le realtà piuttosto che progetti nei quali insomma partecipare, formarti tu e chiaramente poi contribuire alla crescita di questi progetti. Quindi diciamo che sei sulla strada giusta, siamo molto lieti di averti conosciuto e sicuramente faremo il possibile affinché tu poi possa realizzare anche tu il tuo percorso futuro, ecco. Entrerei nel vivo, magari. Marco, ci vuoi raccontare che cos'è appunto questo il progetto che hai presentato? Allora, come dicevo, quello che mi ha spinto a partecipare a questo contest è appunto lavorare nel digitale in modo etico. Allora, praticamente il progetto consiste nel supportare realtà del terzo settore piccole e medie attività a mettersi in luce attraverso il web. Appunto, la tecnologia ormai è un mezzo indispensabile per poter comunicare agli altri, al proprio operato, quindi è un modo che a mio avviso è un modo per costruire una società migliore. Ed è senza dubbio vero che è indispensabile una presenza sul web, quindi per tutti e a maggiore ragione per piccole attività che siano commerciali o sociali. Molto interessante. Praticamente vogliamo ricostruire uno spazio in cui, no, dare la possibilità anche alle piccole realtà, che siano terzo settore, piccole imprese, affinché loro possano avere la possibilità quindi di esistere, di apparire e chiaramente di raggiungere poi i loro rispettivi target, quindi di comunicare. Partiamo da questo principio. E Sì, però chiaramente il digitale in questo in ha un maniera pulita, è ruolo molto fondamentale. interessante questo, molto interessante questo, cioè comunicare in maniera pulita, ha parlato di fiducia, ha parlato di etica, insomma, Etico. sono parole che non si sentono spesso nominare nel mondo del digital, invece sono ben contento che un ragazzo giovane le interpreti.
Esatto, c'è molta consapevolezza in quello che dice Marco e in tutti i ragazzi dentro Valori, quindi dentro al progetto Valori, che sono tantissimi e sono sempre attivi, e a me personalmente colpisce sempre la loro consapevolezza, quindi c'è molto pragmatismo, cioè sono ragazzi che capiscono la complessità di questa, di questo mondo, della società odierna e di questo momento, però assolutamente accolgono le sfide e anzi, come Marco, si mettono in gioco e hanno voglia di anche loro di esserci e di contribuire quindi attivamente alla, io direi Marco, alla ricostruzione oramai di questa società, perché ne abbiamo bisogno, dai, serve un aggiornamento, no? Per tutti noi. Sì, sì, serve infatti, per tutti noi. Prego Simona. Infatti Marco non sarà solo, in realtà parteciperanno e abbiamo lanciato proprio un altro contest per arricchire questo team, sì, vero Marco? Per ampliare il team in digital. C'è il contest Digital Passion Team e quindi cerchiamo nuove figure che si possano aggiungere al team, quindi specialisti del social marketing media piuttosto che SEO, copywriting, eccetera. Quindi vi invitiamo ovviamente a scaricare Valori App e a partecipare e iscrivervi al contest in modo tale da entrare a far parte di questo special team. Esattamente, e questo contraddistingue l'approccio che noi stiamo utilizzando. Quando dico noi, noi gruppo di lavoro, quindi Milano Integra assieme a Valori, assieme ad altri partner, assieme a Milano News, quindi vogliamo creare delle comunità di lavoro, dei gruppi di persone che, come dire, condividano determinati valori e che sì, abbiano, portino con sé una propria visione. A che fine? Al fine intanto di renderla, di realizzarla, ok? Realizzarla come? Con il supporto degli altri, perché da soli chiaramente si riesce, ma in gruppo si può arrivare molto più in alto, molto più lontano e soprattutto si può capire meglio il senso di quello che si sta facendo e del proprio percorso di crescita. Perfetto, allora io davvero quindi vi Fabio, ringrazio se tantissimo. Ci sta, dimmi, lanciamo Simona, anche volevo noi la nostra. Dimmi. Lanciamo la call sia alle aziende e alle associazioni che vogliono essere supportate in modo etico da un team di giovani esperti e sia a dei giovani che vogliono unirsi al nostro team, quindi bivalori.com e potete inviarci la nostra richiesta. Esattamente. Benissimo, altrimenti poi mettiamo il link nei commenti, mettiamo il link bivalori.com. Marco, complimenti, congratulazioni per essere il Digital Lover 2021 allora. Grazie a voi per l'opportunità. Potrei fregiarti di questo premio, il prossimo anno vedremo poi a chi lo daremo, dovrei passare lo scettro il prossimo anno a chi sarà, va bene, dai, grazie mille allora Simona, grazie mille davvero per tutto quello che fate con Valori, grazie davvero, buona giornata, Albi, noi ci vediamo mercoledì prossimo, Milano Integra ormai integra davvero tantissime grazie realtà, grazie a tutti, buona giornata. Tantissime le realtà che state integrando anche grazie, al vostro interno, buona no? giornata. Albi. Grazie Fabio, grazie a tutti e ci vediamo mercoledì prossimo. E mi raccomando, seguite Milano Integra, visitate il sito, visitate Valori e contattateci, per vi aiuteremo a sviluppare le vostre idee. Perfetto, va bene. Grazie mille a tutti e tre, allora buona giornata e a presto, come diciamo Albi, ci vediamo mercoledì prossimo con te. Grazie mille davvero. Ciao, grazie Fabio. Grazie a anche a tutti voi che ci avete seguito in tanti quest'oggi. Grazie mille ancora a Laura e a Sonia che ci stanno seguendo dall'inizio e che commentano e ci scrivono in diretta. Fatelo anche voi, potete scriverci nei commenti le vostre domande e poi o i temi che vorrete magari vedere nelle prossime puntate di Good Morning Milano. Grazie mille davvero, è stato un piacere come sempre stare in vostra compagnia, ci vediamo venerdì con la puntata di Good Morning Milano, sempre qui alle 12.30, invece domani sera, ore 19.30, va in onda una nuova puntata di Municipio X in compagnia di Francesca Cutrone. Grazie mille, arrivederci, a presto!